ferito e ferito 4 persone, un 24enne africano che ieri sera ha dato in escandescenza al pronto soccorso del Policlinico di Modena. Il giovane è stato immobilizzato dal personale sanitario e di vigilanza del PS e poi consegnato alla polizia. Morto invece a 2 giorni dall'incidente il 40enne Rocco Pizzulo, residente a Carpi. Ora invece veniamo alla cronaca per raccontarvi di un'altra aggressione al pronto soccorso, questa volta al Policlinico di Modena. Ieri sera un 24enne africano ha dato in escandescenza e sono state 4 le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Sabrina Ronchetti. Era stato accolto al triage, ma dopo pochi minuti ha dato in escandescenza e se l'è presa con alcuni pazienti in attesa assieme ai loro familiari. Alla fine un 24enne è stato immobilizzato e poi consegnato agli agenti di una volante, ma in 4 hanno avuto bisogno delle cure mediche. È successo sabato sera, intorno alle 19:45, al pronto soccorso del Policlinico di Modena ed è stato grazie al tempestivo intervento di tutto il personale, infermieri, operatori sociosanitari e vigilanza, se la furia del 24enne è stata contenuta, evitando che altri pazienti venissero feriti. Una giovane donna che si trovava al PS assieme a un parente è stata leggermente contusa, un'infermiera è stata strattonata per i capelli e ha riportato una distorsione cervicale con 7 giorni di prognosi, problemi a un ginocchio per una OS con 21 giorni di prognosi e stessa prognosi per una guardia giurata che ha riportato la contusione di una spalla. Una volta bloccato il giovane violento, un immigrato africano senza fissa dimora è stato portato in questura. Sono stati momenti convulsi e anche terrificanti perché si è trovato ad assistere a questa aggressione fisica e verbale che ancora una volta ha avuto per teatro una struttura sanitaria. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, Claudio Vagnini, ringrazia gli operatori del pronto soccorso e della vigilanza che hanno gestito la situazione con professionalità, tutelando i pazienti in attesa di essere presi in carico. Fondamentale per contenere episodi di questo genere, conclude Vagnini, la collaborazione con le forze dell'ordine intervenute prontamente.